Io credo non sia un caso che siano apparsi proprio in Calabria. Secondo me i bronzi evocano qualcosa di preciso. Nella Grecia del V secolo a.C., così come nella Calabria del 1972, così come oggi, nell'anno del loro 50° anniversario. Benvenuta Alessandra Cataleta e benvenuto Fabio Mollo. Per conoscere il vostro film Semidei, direi di partire parlando appunto della genesi dell'opera, perché è un film, diciamo, scisso tra l'essere, no, un documentario d'arte legato appunto ai bronzi di Riace, ma che sicuramente vuole invece indagare poi le pratiche del documentario di creazione contemporaneo. Sì, diciamo che Semidei nasce proprio un po' con l'unione di questi di queste due anime. Perché? Perché volevamo provare a raccontare non soltanto l'importanza di queste due statue e l'importanza dal punto di vista storico e storico-artistico, ma anche la loro importanza oggi. Quindi riuscire a restituire un racconto che non è soltanto legato al passato, al loro passato glorioso, ma che in un certo senso ha un contatto costante con il presente e, perché no, anche con il futuro. E da questo siamo partiti, provando a immaginare come queste due statue possono aiutarci a capire il presente e, perché no, appunto, dicevo prima, anche il futuro. Ed è stato molto semplice in realtà poi riuscire a entrare in contatto con questo, col messaggio che poi loro portano. Ed è un messaggio contro la guerra fratricida. Queste statue sono state costruite 2500 anni fa proprio come monito contro la guerra fratricida, e questo messaggio è rimasto intatto, ha viaggiato attraverso il tempo ed è arrivato oggi a noi. E il fatto che sia arrivato in questo periodo in cui anche la nostra quotidianità, la nostra realtà, il nostro oggi è circondato da queste guerre fratricide, ci è sembrato giusto, appunto, abbiamo capito che i bronzi continuano a raccontare questo messaggio, che questo messaggio è presente, attuale, e perché noi in questo momento dobbiamo ascoltarlo più che mai. Senti, questo aspetto appunto del partire dalla vicenda dei bronzi di Riace per guardare appunto all'oggi, ad un racconto appunto corale e polifonico, è sicuramente molto legato anche all'idea della struttura dell'opera, cioè della struttura narrativa dell'opera. Ecco, su questo come avete lavorato? Siamo partiti esattamente da dei contenuti. La struttura si fonda sui contenuti, due contenuti, macro contenuti fondamentali del film, che sono quello che ha accennato Fabio, ovvero la guerra fratricida. Partivamo dall'ispirazione dei Sette contro Tebe, che era dello script iniziale. Poi un altro contenuto fondante era la rimozione storica, il rimosso storico che Fabio voleva raccontare attraverso il racconto della sua regione. Io ho abbracciato immediatamente questa suggestione di Fabio, cercando di proporre, insomma, un punto di vista che potesse restituire un'armonia lirico, estetica, e con Fabio siamo rimasti affascinati dallo sguardo delle prime persone che hanno visto i bronzi durante l'esposizione a Firenze nell'82 e poi al Quirinale. C'è una foto bellissima di Rossana Rossanda che guarda ammirata il bronzo A. Questa è stata, diciamo, è stata la suggestione estetica che ci ha spinti a cavalcare questo dialogo fra presente e passato, che è un dialogo fra sguardi. Quindi linee tematiche e quindi contenuti, suggestione estetica che in qualche modo, attraverso quella che era la storia dei bronzi, no? La storia dei bronzi era la culla all'interno della quale noi mettevamo poi tutte le altre linee narrative, sono avvenute due cose che sono state poi fondanti e hanno dato la svolta alla struttura. Due poli opposti, diciamo, di una stessa narrazione. Una era molto intima ed era l'intervista della comunità rom di Damiano, che ci ha restituito
una visione dei bronzi estremamente nuova e inedita e anche che ci ha obbligato un po' a metterci a nudo, soprattutto rispetto al racconto che è il dialogo che c'è fra Fabio e Damiano. E un'altra invece è stata la tragica, sono stati i tragici fatti di Cutro. Di un anno fa, quindi questa realtà che irrompe nella nostra storia all'improvviso, a montaggio già iniziato e per la quale ci siamo interrogati molto rispetto al suo utilizzo, perché non volevamo appunto essere predatori sull'utilizzo di queste immagini, ma poi per noi è stato fondamentale proprio rispetto al racconto del futuro di cui parlava Fabio, utilizzare e raccontare Cutro, proprio perché c'era la misericordia delle persone, dei calabresi che si buttavano in mare a salvare le persone e a cercare di dare sepoltura anche a questi corpi martoriati. Da lì in poi il montaggio e la struttura sono andate nella direzione che probabilmente cercavamo, e tutto questo anche grazie ai montatori Filippo Montemurro e Mauro Rossi. Ecco, questo rapporto appunto molto attivo che dialoga tra passato e presente, però partendo dall'oggi, dall'attualità, come avete, no, espresso, quasi una riscrittura continua del film, però si incarna sicuramente nella sua maniera più manifesta nel racconto anche della Calabria, dagli anni 70, diciamo, ad oggi. Il film si apre con addirittura I Dimenticati di Vittorio De Seta, proprio per riconnettere appunto anche all'interno della storia del documentario italiano quell'universo. Ecco, sulla Calabria. Quindi com'è stato il lavoro? Chiaramente molto impegnativo, però credo molto vincente. Sentivamo una grande responsabilità. Il film nasceva, abbiamo iniziato a girare il film proprio il giorno dell'anniversario del 50° anno del ritrovamento dei bronzi. E quindi sicuramente sentivamo una grande responsabilità nei confronti di questo, dell'idea di fare un film sui bronzi in un momento storico così importante e per un territorio così importante, sia per me che per Alessandra. E ovviamente la Calabria, raccontare la Calabria è sempre stato per me un qualcosa altamente cinematografico e anche enigmatico allo stesso tempo. Farlo attraverso i bronzi è stato un grandissimo privilegio in realtà, perché i bronzi fanno parte del paesaggio della Calabria e quindi abbiamo lavorato, ad esempio, nel film trasformando la pelle stessa bronzea dei bronzi in quello che è la terra della Calabria. Quindi dal punto di vista anche estetico c'è questo montaggio alternato tra il bronzo e la sabbia, tra il bronzo e i calanchi, tra il bronzo e il mare. E da lì siamo partiti per poi invece raccontare quella che è l'unione profonda e viscerale che c'è tra i semidei delle statue e i semidei che sono anche i calabresi. Perché, come diceva Alessandra, appunto, raccontare un territorio così difficile, ma allo stesso tempo così generoso, così pieno di vitalità e di contrasti, è entrato completamente nella poetica del film. L'abbiamo vissuto noi molto come una lettera d'amore proprio alla Calabria e ai calabresi, perché la nostra speranza era quella, attraverso storie di calabresi, riuscire a raccontare in realtà tutta l'Italia, tutta la nostra condizione in questo momento. E quindi le storie vere che abbiamo raccolto, il Damiano, il ragazzo della comunità Rom, Carlotta, la giovane donna da padre africano di padre africano di Riace, o la comunità di donne ucraine rifugiate sulla costa ionica. Questi personaggi sono la Calabria, sono i semidei di cui volevamo parlare. Ancora appunto torniamo all'oggi, mi sembra molto bella questa lettura dei semidei di oggi, diciamo, e sicuramente nella Calabria di oggi trovate, incontrate anche delle presenze femminili, le accennava adesso lo stesso Fabio, che sicuramente testimoniano anche un nuovo corso generazionale, multiculturale. Ecco, che ruolo hanno avuto per esempio tali presenze, la presenza quindi delle donne nel film?
Beh, sì, noi volevamo appunto raccontare il dialogo fra passato e presente, però volevamo una promessa di futuro sul film e il racconto del femminile che vive il territorio calabrese ci restituisce, se vogliamo, questa promessa di futuro nella figura di Carlotta, no? Questa ragazza di Riace, donna di Riace, 20 anni, che vuole fermamente restare nel proprio territorio ed è una ragazza di seconda generazione. Quindi, se vogliamo, siamo ben oltre anche il concetto di accoglienza, siamo davvero a un'identità nuova, e proficua, che nasce dall'accoglienza e nasce dalla mescolanza virtuosa di differenze. È come se fosse un immaginario testimone, no? Che passa, Adele Cambria, che è citata anche all'interno del nostro documentario, a Carlotta. Per noi probabilmente è questo un passaggio di testimone fondamentale di un femminile che vuole affermare il proprio ruolo all'interno della società e cambiare le cose e rimanere sul territorio come Carlotta vuole rimanere. Ecco, sicuramente un film che dialoga appunto tra passato e presente non poteva che non invogliare anche l'utilizzo per esempio degli archivi. Ecco, l'uso degli archivi ha un ruolo chiaramente centrale, ma soprattutto mi sembra molto importante la loro riattualizzazione, che voi fate veramente a vari livelli, anche coinvolgendo un po' tutta la squadra che ha collaborato con voi, appunto dai montatori che sono stati già ricordati, la fotografia, il suono ha un rapporto appunto molto emblematico, le musiche, fino anche al progetto produttivo generale. Sì, come diceva Alessandra, tra l'altro noi abbiamo capito tante cose del film partendo proprio dal materiale di repertorio. E come dicevi tu prima, il film in realtà si apre con Dimenticati di De Seta. Per noi De Seta è il grande maestro che ci ha guidato un po' da grande cineasta, perché che noi ammiriamo tantissimo, che si è trasferito proprio in Calabria e ha trasformato la Calabria come il territorio da cui lui partiva per raccontare tantissime storie. E già quel materiale di repertorio per noi si è trasformato un po' in una guida in tutto quello che poi abbiamo raccontato, come anche ovviamente il repertorio Rai, le teche, ma anche il repertorio dello stesso Stefano Mariottini, il sub che ha trovato i bronzi e che in maniera diciamo molto straordinaria ha condiviso con noi un materiale anche molto intimo e personale. E ovviamente provare a mettere tutti assieme è stato, come dicevi tu prima, un lavoro di squadra, perché volevamo trovare un linguaggio che in realtà provasse a annientare un po' il tempo. Cioè, l'arte, come dice Uberman, è anacronistica perché in un certo senso sospende proprio il tempo, no? E sopravvive al presente, sopravvive a noi. E quindi, in un certo senso, abbiamo provato a creare una struttura in cui materiale di repertorio e materiale originale si mescolano proprio anche all'interno della stessa sequenza, creando quasi un oggi che è l'insieme di passato, presente e futuro. E per farlo abbiamo dovuto sicuramente lavorare tantissimo con il montaggio, la fotografia di Tommaso Lucena, Gabriele Morabito, le musiche di Giorgio Giampà e tutto il lavoro di suono che erano tutte indirizzate, anche col suono, ad esempio, cercavamo di creare una struttura in cui il suono del presente e del passato convivevano all'interno della stessa sequenza. Sicuramente anche il progetto dei produttori, no? Che so che ha sostenuto molto il vostro film. Sì, assolutamente. I nostri produttori siamo stati molto fortunati perché tutta Palomar, a partire da Caro degli Esposti fino a Antonio Badalamenti, ci hanno permesso di sperimentare. Questo, secondo me, è un grandissimo privilegio, come anche la Film Commission Calabria. Ci hanno permesso di sperimentare perché di capire assieme quale poteva essere il linguaggio migliore per raccontare questa storia. Ci hanno dato anche il tempo per poterlo fare. Anche all'interno invece di un'occasione così importante come quella doveva essere un film per commemorare il ritrovamento dei bronzi. Ecco, che ruolo hanno avuto le musiche nel film?
Allora, i compositori Giorgio Giampà e Marta Lucchesini, anche qui ruolo doppio come in molti reparti di questo film, hanno cercato di ricreare un ipotetico suono dei bronzi che potesse diventare un'atmosfera sonora e mescolarsi con i suoni naturali anche che sono sempre molto molto presenti all'interno del film. E che dialogano ugualmente anche con il passato, perché Fabio parlava di De Seta. Noi iniziamo esattamente con Zoccoli, con dello sciabordio di ruscelli, di fiumare, e in questo senso Giampà e Lucchesini hanno, diciamo, tratto la loro ispirazione per descrivere quello che era il suono dei bronzi e della Calabria. Bene, allora io ringrazio Alessandra Cataleta, ringrazio Fabio Mollo e buona fortuna ai vostri semidei. Ciao. Grazie, grazie Grazie. a te. Grazie.